Francesca Galasso di Media Hotel Radio. Siamo qui a Salerno, come potete vedere dal bellissimo sfondo che c'è alle mie spalle, in occasione di Hospitality Sud, l'appuntamento, il primo appuntamento e l'unico del Centro Sud per gli operatori del mondo Horeca, dedicato in particolare alle forniture, ai servizi, alla formazione per l'hotelleria e l'extraalberghiero, ideato e organizzato dalla Leader SRL, promosso da Confcommercio Provincia di Salerno, Federalbergo Salerno e Confindustria Salerno Gruppo Alberghi. Siamo qui a Salerno con Ugo Picarelli, fondatore e direttore di Hospitality Sud. Dottor Picarelli, com'è nata l'intuizione di questa prima edizione qui a Salerno? Sì, ci sembrava giusto andare a colmare un vuoto, perché questi appuntamenti sono un po' concentrati al nord, Riva del Garda, Bolzano, Rimini, e quindi non solo per gli albergatori del sud Italia, ma anche per i titolari delle strutture extraalberghiere, che in ogni caso hanno avuto una crescita esponenziale negli ultimi 10 anni, non solo Bed & Breakfast e Case Vacanza, ma anche Relais, Country House, dimore storiche, villaggi, agriturismi, e quindi dare un'opportunità al mondo dell'ospitalità in senso lato faceva sì che tutti i settori merceologici potevano essere in mostra, e al tempo stesso anche un'attività molto numerosa di seminari di aggiornamento professionale, di incontri con le aziende, potesse essere anche un'occasione di conoscenza, un'occasione di incontro, e quindi proprio mettere in condizioni tutta quella che è l'offerta turistica del Mezzogiorno di conoscere anche in anteprima i prodotti, le forniture e i servizi. Hospitality Sud. Ma i visitatori ci hanno premiato, l'intuizione giusta, tante strutture ricettive dalla Sicilia, dalla Basilicata, dalla Puglia, dalla Calabria, che hanno fatto sì che questa prestigiosa location potesse essere frequentata appunto da tanti addetti ai lavori per l'incontro con le aziende e per partecipare ai tanti seminari di aggiornamento professionale. Quello che viene fuori anche da questi 2 giorni è l'attenzione proprio ampia da parte del mondo extraalberghiero, che ha necessità di conoscenza, è importante per loro una competenza, quindi acquisire attraverso la formazione proprio l'aggiornamento professionale, perché molte strutture ricettive, soprattutto di bed and breakfast, affittacamere e case vacanza, molti, come dire, per loro è una iniziativa che per la prima volta nel turismo vede protagonisti un po' i titolari, sono autodidatti, sono persone che in ogni caso non hanno una preparazione sul campo a livello di materia turistica, e quindi anche il confronto e la conoscenza soprattutto di quella che anche l'innovazione tecnologica oggi offre al mercato è estremamente importante. Considerazioni finali e le prospettive per il futuro? Sì, già nelle prossime settimane inizieremo a valutare date, ma anche una possibile location, che non è detto che possa essere la prestigiosa stazione marittima.
consapevoli che gli spazi naturalmente sono limitati e questo potrebbe essere un limite poi alla crescita di Hospitality Sud. La seconda edizione avrà un po' il format di questo già vincente e speriamo che si possa trovare, come dire, anche un'attenzione da parte di visitatori provenienti dal comparto alberghiero, che di fatto è anche estremamente importante per i nostri espositori. Ciò non toglie che in questi giorni abbiamo avuto l'assemblea annuale di Federalberghi Salerno, ma anche tanti incontri e seminari anche da parte del mondo delle aziende agrituristiche, da parte delle associazioni legate ai bed and breakfast, con protagonisti come HomeAway, come Expedia, come IRNBB, come TripAdvisor. Questo è un mondo in continua evoluzione che merita attenzione, ma soprattutto anche chiarezza, e quindi anche l'attenzione da parte di tanti addetti ai lavori non fa altro che sottolineare questo aspetto. E noi siamo soddisfatti, contenti che i nostri espositori abbiano potuto trovare in questo appuntamento anche un riferimento per il Mezzogiorno d'Italia, che era, come dire, costretto di essere presente ad appuntamenti del nord senza avere il suo appuntamento di riferimento. Ringraziamo Ugo Picarelli, fondatore e direttore di Hospitality Sud. Grazie sempre a Medio del Radio, che ci segue nelle manifestazioni, sempre puntuale e costante al servizio degli albergatori.